Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi voglio farvi vedere i miei auto regali per San Valentino. Come sapete, sono una spendacciona e trovo sempre un motivo valido per farmi qualche regalino. Stavolta il motivo è San Valentino. Infatti, notare come non sia ancora San Valentino, ma io mi sia già fatta tutti questi auto regali. Quindi, inizierei però a... Ho due cosine che mi sono arrivate dalle aziende e volevo soltanto inserirle in questo video, quindi se so che non a tutti piace quando faccio vedere sia i miei acquisti che gli arrivi delle aziende, ma stavolta veramente i pacchi delle aziende sono due, quindi e sono molto molto carini, e poi arriveremo a tutti i miei autoregali che sono come sempre pazzeschi. E c'è anche una mega busta di Chanel che devo aprire con voi e non vedo l'ora, perché è lì da qualche giorno e aspettavo di filmare questo video per aprire e spacchettare tutto con voi. Allora, primo arrivo è questo, tada! È gigantesco ed è un roller liner, è il nuovo eyeliner di Benefit. Sembra quasi uno scioglilingua, roller liner. Comunque, è il nuovo eyeliner di Benefit che io già conosco molto bene, che sto usando già da un bel po' e con cui mi trovo molto molto bene. E... tada! È troppo carina secondo me questa scatolina, non posso fare a meno di fare la mia musichetta solita. E come al solito io ho sempre grosse difficoltà a spacchettare gli arrivi, comunque l'abbiamo fatta. Questo è il pacchetto e c'è un roller lash, c'è tutta la linea roller, quindi c'è il roller lash mascara, molto molto buono questo se avete le ciglia dritte perché le incurva tanto. Poi c'è, questo non l'ho mai provato, l'Eye Bright Pencil ed è, suppongo, una matita occhi illuminante, quindi da usare nell'angolo interno dell'occhio, sotto il sopracciglio per dare luce, per illuminare. Sì, effettivamente è un color carne chiaro, quindi sicuramente è per scolpire il sopracciglio e illuminare alcune parti dell'occhio. E poi qui ci sono invece due roller liner, uno è nero se non sbaglio, l'altro è marrone non lo avevo, devo dire la verità, non sapevo lo facessero anche questa tonalità. Quello nero lo adoro e adesso ne ho uno in backup che non fa mai male, quindi grazie a Benefit per questo pacchetto molto molto carino. E poi mi è arrivata una cosina da L'Oreal, anzi due cosine in realtà in un pacchetto unico. Il primo è questo Paradise Ecstatic Mascara. Io con i mascara L'Oreal ho un rapporto un po' strano, cioè o non mi piacciono per niente oppure li adoro e sono fantastici, quindi staremo a vedere che cosa penso di questo. Comunque ho sentito parlare di questo mascara e sembra essere molto buono. Se l'avete già provato fatemi sapere, io sono molto curiosa. Al momento sto testando diversi mascara che mi stanno piacendo, quindi mi piacerebbe menzionarveli in uno dei prossimi video, vedremo se ci sarà anche questo oppure no. E poi, qui c'è il fondotinta infallibile 24 Fresh Wear, quindi tenuta 24 Hour Fresh Wear, quindi tenuta 24 ore. Mi hanno spedito tonalità chiare e medie, quindi penso che comunque questa tonalità possa andare bene per me. Oggi ho un fondotinta troppo scuro per la mia pelle, ragazzi, quindi non fateci caso. Credo che appunto il numero 15 Porcelain, di solito il mio numero è il 15 Porcelain, oppure c'è il 20 Ivory, che è un pochino più rosato forse l'avorio, strano, dovrebbe essere meno rosato l'avorio, non lo so. No, invece lo vedo un pochino più rosato rispetto al colore porcellana 15, che è un pochino più neutro, però mi sembrano ottime colorazioni per me, quindi sono molto contenta. Ci sono 21 nuance di questo fondotinta, quindi direi che è, la scelta non è niente niente male, quindi sicuramente c'è una tonalità che fa al caso di ognuno, insomma, direi, perché sono veramente tante. E adesso arriviamo ai miei acquisti. Allora, prima cosa, vabbè, faccio vedere questi che ho preso qualche settimana fa. Se non sbaglio li ho presi, oddio non mi ricordo, sta su ASOS, boh, non lo so. Comunque ho preso i Dr. Martens. Allora, io questi li avevo, ragazzi, quando andavo tipo alle medie, se non sbaglio, ok? Andavano super di moda, poi sono passati fuori moda, cioè dimenticati, adesso sono tornati e li ho ricomprati perché quelli che avevo alle medie o superiori, boh, praticamente sono spariti ovviamente, e li ho ricomprati, non so perché hanno già polvere, comunque li ho ricomprati, sono neri, semplici, con la suola
quella la più bassa che c'è, suppongo, e però quando li metto mi sento così strana perché non sono abituata ad avere scarpe così voluminose, così grandi addosso, quindi mi devo veramente riabituare. Mi ricordo che è sempre stato così, quando indosso scarpe che sono un po' più grandi rispetto a quello che indosso di solito, mi sembra sempre di essere tipo Frankenstein e di camminare con questi piedoni enormi, veramente strano. Comunque sì, ho preso le Dr. Martens e devo ancora metterle, sono stra nuove, però mi servivano davvero perché secondo me con qualche outfit, anche per magari quando hai un outfit che è un pochino più elegante, con due L, veramente elegante, puoi un attimino renderlo un po' più easy, un po' più wearable, un po' più, sì, meno elegante, se ha un senso quello che sto dicendo, con i Dr. Martens sostanzialmente. Poi altro paio di scarpe che ho preso sono queste, e le avete viste in un mio video, in un mio vlog, perché le avevo menzionate eccetera. Allora, a parte che sono già piene di peli di gatto Denver, non so come sia possibile, ma evidentemente si è innamorato di queste scarpe. Boh, non fateci caso ragazzi, chi ha due gatti mi può capire. E sono le nuove Converse All Star, però con paillette. Si vedono le paillette? Presumo di sì. E hanno anche tra l'altro un po' di zeppa, strano ma vero, e quindi mi rendono ancora più alta di quello che già sono sostanzialmente, ma non le ho prese per la zeppa, le ho prese perché mi faceva impazzire il fatto delle paillette, perché io le ho già così nere, normali, però basse, non con la zeppa, mi faceva impazzire questa cosa delle paillette. E poi le ho trovate anche in saldo, che ragazzi, trovare il mio numero, cioè il 40, in saldo è un evento più unico che raro, quindi come potevo farmi scappare questa opportunità? E quindi le ho prese subito. E poi mi sono fatta un nuovo mega autoregalo da Stuart Weitzman. Questi, come sapete, sono tra gli stivali migliori al mondo, sono quelli famosissimi che si vedono insomma sopra il ginocchio, gli stivali al ginocchio, molto spesso quelli che vedete sono appunto di Stuart Weitzman su Instagram eccetera. Io li ho sia grigi con il tacco che neri con il tacco, che beige con il tacco, sì, sono una patita, secondo me sono gli stivali più belli, e stavolta li ho presi anche perché li avevo, ma li avevo presi tipo da Asos, ok? Quindi era un po' un esperimento. Quelli di Asos, logicamente, la stagione dopo, cioè li ho presi l'anno scorso, la stagione dopo quest'anno si sono completamente disintegrati, cioè l'elastico dietro si rompeva, l'ho rimesso a posto, fatto il nodo, ma si rompevano costantemente, quindi mi sono detto ok, visto che li uso tanto, prendiamo lo stivale, quello vero, che so che mi dura a vita, o se non a vita dura comunque molto di più rispetto a quelli di Asus, che appunto a malapena ci ho fatto un anno. E quindi ho preso gli stivali bassi, perché appunto quelli che avevo di Asus erano bassi, e li ho usati veramente tantissimo. Li ho comprati credo una decina di giorni fa, forse sì, una decina di giorni fa. Li metto sempre, li adoro, e come vedete appunto non hanno tacco, cosa che tra l'altro mi piace molto, è che finalmente hanno fatto le suole in gomma, quindi non devo portare a sistemare la suola perché sono già in gomma antiscivolo e sono fantastiche. Sono logicamente, adesso non so se si riesce a capire, comunque arrivano sopra al ginocchio. In realtà se non siete altissime, tipo 1,77 come me, vi arrivano un po' più alti, non proprio sopra il ginocchio, appena sopra, vi arrivano tipo a metà coscia. A me arrivano sopra il ginocchio perché sono molto alta. Comunque sì, dipende molto, questa cosa varia molto, perché se ci pensate, se siete alti 1,67 m, li avete 10 cm più alti, quindi quando vedete gli stivali di questo tipo su Instagram, calcolate sempre la vostra altezza e l'altezza della modella su cui li vedete addosso, perché ci ero rimasta un po' male la prima volta che ho fatto un acquisto, perché li volevo alti e poi invece a me stanno appena sopra il ginocchio, quindi insomma può aiutare questa cosa se volete fare un acquisto del genere. Dietro hanno i laccetti, sono insomma semplici e sono fatti in velluto, sono molto morbidi, sono anche delicati, quindi non posso indossarli quando c'è la pioggia eccetera, anche perché ovviamente è uno stivale che ha un certo costo, quindi voglio stare attenta a non rovinarli subito perlomeno. Appunto, visto che non hanno tacco, sono anche molto comodi e io li adoro sia con i vestiti, con gli abiti, con le minigonne, anche sopra i jeans. Secondo me sono veramente un passepartout da avere assolutamente nell'armadio, lo stivale sopra il ginocchio
non può mancare, almeno per quanto mi riguarda. E poi arriviamo allora, quando vi ho chiesto di consigliarmi un brand che fa orecchini carini eccetera, allora, a parte che mi avete dato un sacco di idee, mi avete fatto scoprire un sacco di siti, e però quello che mi ha colpito di più era quello di Maria Tash, cioè mi avete consigliato proprio vai a vedere gli orecchini, vai a vedere i piercing di Maria Tash, ti piaceranno, sono pazzeschi eccetera. E anche una blogger che seguo, lei fa proprio solo Instagram e blog, ho visto che indossava questi orecchini, mi sono piaciuti subito tantissimo, sono andata a vedere ed erano di Maria Tash, quindi mi sono detta ok, questi orecchini mi piacciono davvero tanto, e sono andata ed ho fatto un mega ordine, ragazzi, perché veramente ho fatto un mega ordine proprio da questo brand che per primi mi avete consigliato voi, io non li conoscevo, poi ho scoperto che sono tipo famosissimi, anche il mio piercer li conosce, e quindi insomma ho fatto un buon acquisto, così mi hanno detto, e li ho trovati, volevo prenderli dal sito di Maria Tash, ma visto che il prezzo in default era in dollari, avevo un po' il timore che poi avrei dovuto pagare anche le spese doganali, perché se i gioielli arrivano dagli Stati Uniti extra Europa, avrei rischiato di pagare le spese doganali, e non mi andava, perché sarebbe stata anche una spesa non piccola, visto che va in percentuale a quanto spendi per l'acquisto. Quindi insomma stateci sempre attenti a queste cose, spesso se il sito ha il costo in default in dollari, sì, dollari americani, dollari canadesi eccetera, molto probabilmente pagherete le spese spedizione, mentre so che su My Teresa invece il costo doganale non c'è, perché è un sito europeo, ed ho trovato tutto quello che desideravo. Allora, a parte che gli orecchini di Maria Tash sono bellissimi perché sono particolari, tutti in oro, con insomma se c'è il diamantino è un diamante, non è un brillantino eccetera, quindi sono di ottima qualità, durano per sempre, ma sono anche molto molto belli e molto piccoli, sottili e discreti. Questo mi è piaciuto, perché adesso che ho 4 fori da una parte, 3 dall'altra, non voglio avere comunque cose troppo appariscenti, troppo grandi, quindi voglio che siano... che stiano bene insieme, che siano ben disposti e che siano piccolini, eleganti. E questi adesso ve li farò vedere anche da vicino, altrimenti, perché sono davvero così piccolini che altrimenti non riuscite a vederci nulla. Comunque, allora, il primo ve lo faccio vedere e lo sto già indossando, perché ho chiesto al piercer l'ultima volta di metterlo lui sul trago. Questo, vabbè, il piercing al trago ce l'ho da un sacco di anni, da quando avevo tipo 17 anni, 16 anni, 15 anni, una roba del genere, però faccio sempre difficoltà a sostituire l'orecchino, e quindi ho chiesto al piercer di sostituirlo. Però questo è uno degli orecchini di Maria Tash che io ho appena acquistato, e non guardate questo, l'ultimo buco qui che è ancora un po' arrossato perché ho appena fatto questo piercing, ok, comunque guardate questo sul trago, che spero sia bene a fuoco, ed è un orecchino in oro rosa con diamante. E ragazzi, questi di Maria Tash, diversi ne ho presi con il diamante, sono il primo regalo che faccio a me stessa con diamanti, ok? E sono molto fiera di ciò. Comunque, sì, è in oro con diamante ed ha questa forma particolare che secondo me è molto carina, e mi è piaciuto molto metterlo al trago perché è un orecchino che non si vede di questa tipologia spesso sul trago, secondo me, quindi mi è piaciuto subito tanto tanto tanto, e dà una luce che forse qui non si vede tantissimo al chiuso con le luci artificiali, però se lo vedete sotto il sole brilla tantissimo, proprio perché è appunto uno splendido splendido diamante. Poi faccio veramente fatica a farli vedere perché sono piccoli piccoli piccoli. Allora, poi c'è questo che è un anellino, anche questo in oro, questo però in oro giallo, con tutte queste perle lungo, se riuscite a vederlo, lungo l'orecchino. Anche questo, come tutti i gioielli che vedrete di questo brand che vi farò vedere, insomma, ma sono tutti così, è piccolo piccolo e molto molto elegante, insomma, secondo me. Poi ho preso quest'altro anellino, questo è oro rosa, ripeto, sono tutti in oro questi gioielli, ed è un po' più particolare perché ha uno spike, ha questa borchietta appuntita, ma nonostante abbia appunto questa borchietta, secondo me rimane
molto discreto ed elegante. Poi ho preso un altro piccolo anellino in oro con diamante, anche questo non so se si riesce a capire bene quanta luce abbia, ma sono dei diamanti meravigliosi, anche questo piccolino, anche questo molto delicato e secondo me elegante da abbinare agli altri, questo in oro giallo. E poi ultimo, anche questo in oro giallo, spero si riesca a vedere bene il diamante, ma ripeto è un pochino difficile perché sono così piccolini e è difficile anche metterli a fuoco, anche questo appunto in oro giallo e anche questo ha un diamante, questo è pendente e sta sull'orecchino come un ciondolo, anche questo ha una luce meravigliosa che spero si riesca a vedere in videocamera, comunque li adoro, sono una meraviglia, secondo me sono splendidi. Non escludo in futuro di prenderne altri di questo brand perché vi giuro non lo conoscevo, ma grazie per il consiglio, siete speciali perché conoscete benissimo i miei gusti ed effettivamente io quando ho visto questo brand sono impazzita. Il piercer non ha voluto ancora cambiarmi i piercing perché dice che boh, quelli che insomma ho appena fatto non poteva farmeli, cioè con questi, e poi mi ha detto guarda che anche per quelli che hai fatto prima sono passate solo 3 settimane quindi non possiamo ancora cambiarli. Io mannaggia, volevo già metterli tutti su, però mi ha detto che è meglio aspettare, quindi io ascolto chi ne sa più di me e aspetto, e quindi sono qui pronti, ma appena guariscono tutti i miei piercing li metterò subito su, e sto pensando anche di fare un nuovo piercing, non da questa parte ma da questa parte qua su, e consigliatemi perché io l'avevo fatto tipo alle medie, l'avevo fatto qui e non mi si era mai cicatrizzato, però in quel caso l'avevo fatto con la pistola che appunto lacera il tessuto invece di forarlo, e non è la stessa cosa, oltre al fatto che anche il materiale dell'orecchino è diverso, quindi forse provando dal piercer potrei riuscire ad averlo. Che cosa ne dite? Stavo pensando appunto di farlo qui, oppure mi piacerebbe anche farlo qui su questa parte, non so come si chiami, se li avete in queste due posizioni per favore scrivetemi consigli perché sto seriamente pensando di fare o uno o l'altro, forse tutti e due. Sì, mi ha preso sta cosa dei piercing alle orecchie, ok? Ok. E poi io adesso arriverei all'autoregalo più grosso, ragazzi, perché è veramente un autoregalo gigantesco. Ta-ta-da, ta-ta-da. Secondo me molti di voi già avranno capito di che cosa si tratta, perché avevo menzionato in un vlog qualche giorno, settimana fa, che stavo pensando di fare questo acquisto. Se avete visto il vlog, non spoilerate, non scrivete nei commenti di che cosa si tratta, così uno deve andare a vederselo. E però se avete visto quel vlog già potete immaginare di che cosa si tratta. Oh, sto facendo una fatica pesantissima. Ta-ta-ran, ta-ta-ran. E questo l'ho preso a Roma poco prima di fare l'incontro con voi e con Benefit in occasione dell'uscita del mio kit, che io vi farò vedere perché un po' di pubblicità senza vergogna non fa mai male. Ta-da! Quando ho fatto l'incontro con Benefit a Roma in occasione del lancio del mio kit sopracciglia top, ragazzi, lo trovate in tutti i Sephora, perché mi viene chiesto tante volte, anche per questo approfitto per rispondere, si trova in tutti gli store Sephora in Italia oppure online su sephora.it. se nella ricerca su sephora.it scrivete Nicole vi esce il mio kit per sopracciglia, sono tutti i prodotti per sopracciglia di Benefit che io ho selezionato, i miei preferiti ed ho creato questo pack appunto firmato Nicole e firmato Benefit, quindi è una super collaborazione della quale io sono molto fiera. E è stato tanto criticato, si è parlato così tanto di questo kit, ma io sono molto felice di tutto quello che ho creato con questo kit per arrivare a questa collaborazione, e soprattutto sono molto felice del risultato finale, quindi se sono soddisfatta so che piacerà anche a voi. E poi ta-ta-ra, scusatemi per questo momento in cui vi ho inserito il mio kit di Benefit, però capitemi, sono molto proud, sono molto fiera e orgogliosa del mio kit, quindi ta-ta-ra, se non mi uccido, ta-ta-ra, riesco a farvela vedere, ta-ta-ra, ta-ta-ra, siete pronti? È la prima volta che anch'io vedo il mio acquisto, perché non ho aperto assolutamente nulla, ho aspettato di filmare questo video, ragazzi.
E se vedete che il mio smalto è rovinato, non fateci caso, è veramente rovinatissimo. Ta-ta-da! Ta-ta-da! Come il solito Chanel a 50.000 impacchettamenti, tipo una matrioska, si arriverà forse mai alla fine? Ta-ta-da! Possiamo vedere, e lì sotto c'è il libretto con la cosa per pulire la borsa, che io non ho mai usato. C'è questo panno, ok, che credo serva per pulire la borsa. Non ne ho mai usato uno e soprattutto non apro, non guardo mai sta roba, a parte per prendere un tagliandino di autenticità, quello sì. E poi volevo dire che già dal colore, dal tipo di dust bag potete sapere, potete riconoscere il fatto, perché le dust bag così bianche con questo motivo sono tutte soltanto abbinate alle borse classiche, ok? Tutto il resto delle borse hanno invece la dust bag nera con la scritta Chanel bianca, proprio come la box, come la scatola. E questo è il mio mega, mega, mega regalo, autoregalo, acquisto per me stessa, come volete chiamarlo. La dust bag, qui c'è anche Coco Chanel disegnata appunto solo sulle dust bag delle borse classiche. Eccola qui, scartiamo assieme ed apriamo tutti i sigilli che io strappo allegramente, ma chi se ne frega. Ta-ta-ra, ta-ta-ra. Ed è lei è my new baby ed è sicuramente entrata subito nell'Olimpo delle mie borse preferite di sempre. La amo, la adoro, era bellissima. Da quando l'ho vista nei video di Trisha Paytas non sono più riuscita a non pensare a questa borsa. È bellissima, è stupenda. Non ho una borsa di questo colore e ultimamente volevo sempre, non so perché, ma con gli outfit mi dicevo vorrei proprio una borsa rosa, ma di un bel rosa intenso. E poi ho visto lei ed è stato amore a prima vista. Inserire musica romantica. Sì, mi sono innamorata di questa borsa e l'ho presa e come scusa ho usato il fatto che fosse quasi San Valentino, sostanzialmente, diciamoci la verità. Allora, è una jumbo che, come sapete, è la misura mia preferita per quanto riguarda le Chanel, le classiche Chanel. Se non siete altissime come me, io consiglio sempre di prendere la media o la come si chiama, la media o la mini. Per me, che sono appunto molto alta, va molto bene la jumbo. Mi piace perché è super spaziosa. Di jumbo ne ho una nera, una rossa, una bianca, una beige e basta, credo, di questa misura. E molto molto, sono molto spaziose queste borse. Adesso togliamo tutta la carta all'interno così riuscite a vedere, c'è anche la catena e ci sta veramente un sacco di roba, tutto quello di cui ho bisogno, e mi avanza sempre spazio, un portafogli grande, insomma il mio cellulare ha una cover importante, bella, grossa, eccetera, che occupa molto spazio, e comunque nelle jumbo mi sta sempre tutto quello che voglio portarmi dietro. E voglio allungare la tracolla in modo da farvela vedere. Ovviamente la jumbo si può portare sia a tracolla che a spalla, che a spalla, a tracolla o a mano. E questa è appunto, non so come si chiami la tonalità di rosa, comunque è una borsa che fa parte di questa collezione. So però che è andata a ruba con questo colore, quindi io sono stata super fortunata perché ho trovato l'ultima a Roma e controllando nel sistema ne vedevano solo una tipo a Dubai, e quindi sono molto contenta di essermi accaparrata questa perché la adoro, cioè è tipo la più bella borsa che ho. Vabbè, non lo so, io lo sapete, sono fissata con il rosa e volevo assolutamente una jumbo rosa. L'hardware è champagne, quindi è dorato, ma non quel dorato giallo, è un dorato, diciamo, a metà tra l'argento e l'oro. E l'oro lo chiamano, sì, no, non so se lo chiamano champagne, so che Valentino lo chiama champagne questo colore, boh, comunque è un dorato molto chiaro. E quindi posso abbinarla con gioielli argentati che dorati, ma adesso comunque va tantissimo di moda mixare le varie tonalità di appunto gioielli da oro, argento, eccetera. Ed è in caviar, quindi è la
è il tipo di pelle più resistente rispetto al lambskin eccetera, che è molto più delicato, e quindi questa posso usarla anche volendo come borsa da ogni giorno, perché è un po' più da combattimento, perché è molto più resistente. Le cavie in generale sono molto più resistenti rispetto al lambskin, calfskin, sa che sono altri due tipi di pelle comunque, e questa però per essere caviar è molto shiny, cosa che mi piace tanto perché la vedete molto lucida. Inizialmente volevo prenderla invece nell'altro tipo di pelle, quella più delicata, però uno, in Jumbo non l'hanno fatta proprio con quel tipo di pelle, due, me l'hanno fatta vedere, però era una mini piccolina, stesso colore con quel tipo di pelle un po' più delicata però più liscia, e vi garantisco che mi piaceva di più questa, quindi sono super felice del mio acquisto. Ditemi se non è la borsa più bella che voi abbiate mai visto. Io che ho la passione per le Chanel dovevo assolutamente averla anche in rosa, e sono troppo 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 felice del mio acquisto. Quindi questo mi sa che per oggi è tutto, mia family, spero vi sia piaciuto questo video chiacchiericcio in cui vi faccio vedere i miei nuovi acquisti, ma lo faccio sempre come se parlassi e facessi vedere ad un'amica quello che insomma mi sono comprata ultimamente, quindi mi fa piacere condividere con voi i miei acquisti, e so che vi piace questo genere di video spacchettamento, quindi continuano a farli, e scrivetemi qualsiasi cosa nei commenti, informazioni, o se avete suggerimenti, richieste per futuri video, io sono sempre pronta ad accoglierle. E niente, un bacio gigantesco, vi voglio bene, ci vediamo domani con un nuovo video, ciao!